Avevo ormai perso le speranze di mettere da parte il solito gruzzoletto per quell'estate, quando camminando per First Avenue trovai un cartello. Cercasi lavapiatti. Duke Ellington è dalla parte del soul. Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapi. C'erano una volta una splendida fanciulla e un giovane cavaliere. I due si innamorarono e Dio benedisse la loro unione con un ometto di 4 chili e rotti. Lo protessero e lo tennero al sicuro della loro casa fino a quando i tempi non furono maturi, fino a quando le sue piccole gambe non furono capaci di sorreggerne i passi. Quando divennero abbastanza forti, il bambino iniziò a correre. Si spinse al di là del cortile e superò il cancello della casa in cui era cresciuto. Ad aspettarlo, trovò un uomo che gli disse: «Bravo, Edward! Vai avanti! Prova ad arrivare fino a lì», indicandogli un punto dall'altra parte della strada. Il bambino si fece coraggio e la attraversò, e fu dall'altra parte che sentì una voce. «Gira a destra, Edward, e poi prosegui dritto, non puoi sbagliarti». Per quel bambino è sempre andata così. Ogni volta che arrivava a un punto, ogni volta che gli serviva un'indicazione, c'era sempre qualcuno a spiegargli dove andare o cosa cercare e come trovarlo. Non devi avere paura, piccolo mio. Tu hai la grazia, tu hai il dono, gli ripeteva sempre la madre. Quel bambino ero io, Edward Kennedy Ellington. Imparai presto che tra gli uomini non ci sono differenze. Dio aveva preso della terra nera e grassa, dell'argilla rossa e della sabbia bianca. Le aveva mescolate e aveva dato la vita al primo uomo. Così nessun uomo poteva pensare di essere migliore di un altro. Eppure quelli della mia razza, gli afroamericani, sin dalla nascita, portavano con loro una responsabilità a rendergli le cose più complesse. Si sarebbero trovati su di un palcoscenico per tutta la vita. Si sarebbero sempre trovati sottoposti a giudizio. E quando la gente vede un negro, non giudica solo